Assume contorni sempre più interessanti la prospettiva riguardante l'avvio della cantieristica di lusso a Civitavecchia. Il boom degli ordinativi che si riscontra nel settore a livello nazionale ed internazionale sta determinando un'autentica caccia a spazi nelle aree portuali, dove poter allestire cantieri nei quali costruire mega yacht. E Civitavecchia, anche per la presenza dell'area ex Privilege, è in questo momento al centro dell'attenzione. Se in un momento come questo Civitavecchia non sa prendere al volo il treno della cantieristica di lusso, vuol dire che è una città di coglioni. Testuale, è un pomeriggio d'inizio primavera, seduti a un bar del porto turistico Riva di Traiano, ci sono il cronista e un ingegnere che per motivi di riservatezza non si è presentato ufficialmente. Ha contattato telefonicamente la redazione del TRC Giornale chiedendo un incontro. La sensazione, visto che conosce a fondo la materia e la storia del cantiere ex Privilege, è che faccia parte di un'azienda del settore e che pensi, sbagliando ma si è fatto questa idea leggendo i nostri diversi articoli sulla questione, che siamo in grado di fornire notizie riguardo all'andamento dei contatti avviati dall'autorità portuale, tra quanti hanno manifestato interesse a subentrare alla Royalton Koenig nella concessione demaniale dei 10 ettari su cui si estende il cantiere, capannoni compresi. Visto invece che non possiamo fornire alcuna indicazione circa l'iter riguardante la nuova concessione, che peraltro non riguarda solo la cantieristica, il discorso allarga i suoi orizzonti, anche per la curiosità del cronista di sapere se effettivamente questo, così come si legge sulle riviste specializzate, è veramente un momento d'oro per chi costruisce yacht di lusso. Al di là, spiega, del discorso riguardante la costruzione delle imbarcazioni e consideri che in tutto il settore ci sono ordini almeno per i prossimi 10 anni, un cantiere in questa area vicinissima a Roma, spiega ancora, diventerebbe un punto di riferimento per tutto il centro Italia e sarebbe fastidioso per tutti gli altri che operano nel business. Attualmente le manutenzioni importanti vengono eseguite in Toscana oppure in Liguria o in Campania. Oltretutto valorizzerebbe ulteriormente il Marina Yachting, che mi sembra stia per partire, richiamando l'interesse dei proprietari dei mega yacht, che saprebbero di avere a due passi un cantiere di eccellenza dove poter portare le loro imbarcazioni in caso di necessità. Per il professionista, peraltro, i numeri di cui finora si è parlato in termini di ricadute occupazionali sarebbero addirittura bassi rispetto alla realtà. Sicuramente, aggiunge, sarebbero più di 200 persone. La cosa più importante, a mio parere, è che le future generazioni di giovani uscite dalle scuole professionali non sarebbero chiamate a compiere meri lavori di manovalanza, ma acquisirebbero professionalità importanti, tali da renderli appetibili sul mercato del lavoro nazionale e internazionale. Questo senza considerare poi l'indotto. Spiega infatti che la presenza di un cantiere che costruisce yacht di lusso richiama ogni anno decine di ricconi che, accompagnati da loro tecnici e assistenti, vanno a visionare i progetti e l'andamento del lavoro. Questi gruppi prenotano alberghi e mangiano nei ristoranti della zona, assicurando ulteriori introiti di carattere economico, ai quali si sommano gli appartamenti affittati dai tecnici di primo piano che periodicamente sovrintendono alla realizzazione degli yacht. Tutti i soldi, compresi quelli relativi all'acquisto delle imbarcazioni, che arrivano in gran parte dall'estero e non compiono il percorso inverso. Questo perché la stragrande maggioranza di quanti possono permettersi l'acquisto di una barca da sogno, di lunghezza variabile tra i 30 e i 100 metri, non hanno il passaporto italiano. Ecco spiegato perché, secondo molti, dire no alla cantieristica in questo momento sarebbe un'ennesima tafazzata in una città che da tempo appare essere affetta da un autolesionismo permanente. L'ufficio delle dogane di Civitavecchia, guidato dalla dottoressa Laura D'Amato, ha compiuto questo mese le operazioni necessarie per devolvere circa 27.000 pantaloni da uomo e da donna confiscati e da tempo giacenti presso il deposito della RTC che collabora durante le operazioni logistiche. I capi di abbigliamento sono stati consegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in applicazione ad un protocollo d'intesa siglato nel luglio scorso per l'avvio di un'attività di collaborazione per il sostegno e lo sviluppo dei progetti in favore dei detenuti, che fungano da stimolo e impulso per nuove sinergie tra istituzioni. I pantaloni sono stati consegnati per il tramite del Dipartimento agli istituti di Milano, Torino, Bologna, Firenze e ad altri penitenziari di Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Civitavecchia sogna la Gigafactory nell'area che ospita la centrale di Torre Valdaliga Nord e non sa se il sogno potrà realizzarsi. Montalto di Castro, dal canto suo, ha già ben delineato quello che sarà il domani dell'area che negli anni 70 avrebbe dovuto ospitare la prima centrale nucleare italiana. A Pian dei Gangari si lavora già in funzione della transizione energetica e si è progettato un mix di gas, batterie di accumulo fotovoltaico e realizzazione di tracker. Mentre il futuro dell'area di Torre Valdaliga Nord è tutto da scrivere, la speranza è quella di leggere pagine importanti riguardanti l'installazione della grande fabbrica di pannelli fotovoltaici. Enel ha già chiarito quello che sarà l'utilizzo delle grandi aree che ha a disposizione in località Pian dei Gangani, dove si trova la centrale di Montalto di Castro. Come già avviene in altre realtà, le aree da sempre destinate esclusivamente alla produzione di energia elettrica avranno utilizzi diversi. Resterà la produzione del gas con gli attuali impianti che saranno soggetti ad ammodernamenti e sostituzioni. Si prevede infatti l'entrata in servizio della prima nuova unità turbogas già dal prossimo mese e entro il novembre del prossimo anno dovrebbero entrare in produzione altre 4 unità che andranno a sostituire quelle attualmente esistenti. L'azienda spiega che l'installazione di queste unità turbogas rappresenta una novità per il parco dei suoi impianti, motivo per cui non è ancora puntualmente definibile quale possa essere la richiesta del mercato e la conseguente modalità di funzionamento richiesta alle stesse unità, in ordine al numero di chiamate in servizio e alle ore di funzionamento. Complessivamente l'area destinata alla produzione attraverso i turbogas sarà di circa 90 ettari, ma l'intero compendio che si trova a margine dell'abitato di Montalto di Castro avrà, come detto, molteplici utilizzi. Circa 3 ettari saranno occupati dal polo formazione, composto da un hub destinato alla formazione dei lavoratori e da sale per esposizioni, convegni ed eventi. 11 ettari saranno invece occupati dal polo museale sulla transizione energetica, mentre tornando alla produzione e agli aspetti più legati alle attività lavorative, 6 ettari saranno occupati da 2 aree per le batterie di accumulo, 28 ettari da 2 parchi fotovoltaici e 4 ettari dalla fabbrica di tracker, ovvero dei dispositivi che consentono ai pannelli fotovoltaici di orientarsi e seguire il sole nel corso della giornata. E alcune aziende del territorio saranno protagoniste del presente e dell'immediato futuro dell'area Enel di Montalto di Castro in ordine al percorso intrapreso dalla transizione energetica. Un pool di imprese locali si è infatti aggiudicato l'appalto per la realizzazione dei BES, i Battery Energy Storage System, su committenza di Enel Green Power per il centro Italia. Il raggruppamento, formato dalla Sacchetti Virginio, dalla Sicoi, dalla Moditec, dalla DCS SRL insieme a Teleelettra, è risultato aggiudicatario di una gara elettrica e civile per la realizzazione degli storage, ovvero delle batterie che rappresentano e rappresenteranno un elemento centrale per il piano di transizione energetica nazionale. Le aziende opereranno in 3 siti, nel Lazio, come detto a Montalto di Castro, poi in Umbria e in Toscana. L'importo complessivo dei lavori supera di poco i 30 milioni di euro. È straordinariamente importante che l'imprenditoria locale abbia saputo mettere in campo le professionalità, le intelligenze e le energie per poter aggiudicarsi una commessa che era ambita da consorzi importanti nell'ambito nazionale. L'aggiudicazione dell'appalto avrà poi conseguenti benefici di carattere occupazionale in un settore a rischio a fronte dei cambiamenti nei sistemi della produzione di energia elettrica. L'assessorato alla pubblica istruzione rende noto che in vista dell'apertura delle nuove iscrizioni per l'anno educativo 2023-2024 saranno previste 2 date di open day per poter permettere alle famiglie di visitare i nidi comunali. Il nido Il Giardino di Ginevra in via Lombardia sarà aperto ai genitori martedì 2 maggio, mentre il nido comunale Le Briccole in via Bastianelli giovedì 4 maggio. Entrambe le date con orario dalle 15.30 alle 17. Questa è un'occasione, sostiene l'assessore Simona Galizia, per consentire alle famiglie interessate di conoscere le realtà dei nidi e di poter parlare con il personale fuori dall'orario delle attività con i bambini, in vista dell'apertura delle nuove iscrizioni. Il personale del gruppo educativo accoglierà i genitori interessati per fornire le informazioni sull'organizzazione della giornata al nido, sulle proposte esperienziali e mostrare loro gli ambienti in cui vengono svolte le attività. L'ingresso è libero, senza necessità di prenotazione. È la luce vista, raccontata e interpretata da Maglio Midio e Raffaele Balirano, la protagonista della mostra evento Attimi di Luce, inaugurata stasera alle 18 presso la Memoria Ritrovata, spazio ideato da Roberta Galletta e ubicato nel Palazzo Manzi di via Piave 3.
La luce esposta con le creazioni luminose di Maglio Medio e con le emozioni scritte attraverso le immagini realizzate da Raffaele Ballirano è la cifra stilistica dell'espressione artistica scelta dai due artisti per dare forma e sostanza alla loro creatività, ma anche a una bellissima opportunità per ripensare lo spazio espositivo della memoria ritrovata nel suo originale allestimento. Partecipazione ad ingresso libero e gratuito dalle 18 alle 21 di oggi fino a domenica 2 aprile e con gli stessi orari da venerdì 7 aprile a domenica 9 aprile. Le interviste. Roberta Galletta, una nuova mostra ospitata presso la sua struttura. Di che si tratta e come nasce l'idea di questa mostra? Allora, questa è una mostra molto particolare, Attimi di luce, e per la quale io ho un po' ripensato lo spazio espositivo della memoria ritrovata. Perché rispetto a tutte le mostre che ho fatto fino adesso, questa è molto particolare perché diciamo sono entrati degli elementi luminosi molto importanti, anche molto belli, che danno una luce diversa, quindi è stata un'occasione molto importante per me per ospitare le opere di Maglio Midio e di Raffaele Ballirano, ma soprattutto per ripensare questo spazio che nonostante sia piccolo, però insomma siamo riusciti a farci entrare tante opere che danno una luce sicuramente diversa. Attimi di luce, non potevano mancare le lampade che saranno esposte ovviamente nello spazio lasciato a disposizione da Galletta. Sì, sì, sicuramente. Dunque, lampade un po' diminutivo, perché secondo il mio pensare so più sculture di luce, perché le penso come se fossero delle sculture che però nello stesso tempo hanno una funzione vitale, cioè che è quella della luce. E con Roberta ci siamo trovati un giorno e abbiamo deciso di fare questa cosa. Io poi ho invitato anche il mio amico Raffaele, che fa delle foto eccezionali, per cui il rapporto che c'era tra la luce delle sculture luminose e la fotografia è un qualcosa che praticamente si intrinseca l'una con l'altra, per cui è venuta fuori una bella, bellissima cosa. E Attimi di luce non poteva non ospitare anche una mostra fotografica, perché ovviamente la luce è elemento importante e fondamentale per ogni scatto. Sì, in questa mostra sono stato coinvolto dall'amico Maglio a esporre delle foto. E il mio portfolio che ho esposto da Roberta è un portfolio sull'acqua. E il percorso dell'acqua, quindi viene analizzata l'acqua in tante fattispecie. Vi premetto che è tutta esposta a pellicola, quindi con una tecnica che si chiama stenopeica, e quindi c'è un bel lavoro dietro. Aspettiamo tutti, Roberta Galletta, un'atmosfera descritta quasi magica, ospitata appunto alla memoria ritrovata, invitiamo tutti a partecipare, appuntamento? Allora, l'appuntamento è per venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile e poi per il fine settimana di Pasqua, anche col giovedì santo, quindi quando ci saranno i sepolcri insomma aperti noi saremo lì, ma soprattutto quando ci sarà la processione, ovviamente quando passa la processione, perché lì esce ed entra la sala è chiusa ovviamente per rispetto, però insomma siamo aperti fino a Pasqua e vi aspettiamo dalle 18 alle 21. C'è l'ultima delle gare complicate prima del trittico decisivo per la NC Civitavecchia nel campionato di pallanuoto in Serie A2. Domani alle 19.30 primo scatto al centro alla piscina 09 per il match contro l'Olympic Roma. La squadra di Marco Pagliarini dovrà, comunque sia, provare a fare punti per togliere il meno 2 in classifica da Ischia, che occupa il penultimo posto e quindi a non dover rendere obbligatoria la vittoria nello scontro diretto del 29 aprile. Prosegue, nonostante la retrocessione aritmetica in Serie C, il campionato di B2 per la 3 PC Civitalad. Domani alle 21 le rossoblu saranno a Stia, in provincia di Arezzo, per sfidare l'Arnopolis. Non sarà facile vincere, anche perché le toscane sono una delle due formazioni con cui il gruppo di Luca Oggioni ha vinto in stagione e quindi vorranno assolutamente riscattarsi. Esordio casalingo nella seconda fase per la Flavioni Finestra Perfetta, subito con un match da non sbagliare. Domani alle 17 fischio d'inizio al Palasport in Solera Tamagnini per il set di Patrizio Pacifico, che affronterà la cadetta dell'Ariosto Ferrara. In caso di mancato successo svaniranno immediatamente le speranze playoff per Ferretti e compagne, visto che sarebbero 6 i punti di distacco dal primo posto con solo 2 giornate ancora da disputare.
Dopo la batosta di Legnaro c'è tanta voglia di riscatto per gli Snipers Tecno Alte in Serie B. Domani alle 20 bastoni infuocati dal Palamercuri per il match contro Piacenza. Sono due i punti di ritardo dal primo posto a 3 giornate dalla chiusura della regular season, anche se potenzialmente sono 3 per la partita che deve recuperare il Viareggio. Quindi è necessario fare percorso netto e poi vedere cosa succederà per il destino della compagine di Martina Gavazzi. Niente impegni agonistici questo weekend per la Stemmer 90 cestistica Civitavecchia. Il match in programma domani alle 18 al Palaricucci contro la Carver Roma, attualmente seconda in classifica, è stato rinviato a giovedì 13 aprile alle 20.45. E quello del 13 aprile sarà anche il prossimo appuntamento ufficiale per i ragazzi allenati da coach Gabriele La Rosa, visto che la prossima settimana il campionato di Serie C Gold, come tanti altri, si fermerà per la pausa pasquale. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.